liberale? Un carbonaro? Cosa può importarle? E allora cos'è? Un innamorato? Silvio, per me è un uomo. Ho detto la verità. Ho detto cioè che abbiamo parlato spesso tra noi di unire lo Stato Pontificio e lo Stato Sarto sotto il governo dell'Austria. Ma sei geloso? Perché fammi le pelli con il tambone? Flaizzato! Omingo! Signor Pellico, io non sarò così ingenuo da chiederle se lei è carbonaro. Silvio, bisogna che ti decidi. O cristiano o vigliacco. Signor Pellico, lei è il tragedia dell'Italia di oggi. Presi per voi! Il confine. Rue! Rue! Ma si sta a poco! Ecco. Questo è il suo salvacondotto. Adesso lei è più libero di me. Addio, Pellico. Se è per le calzette, io come minorato credo di avere diritto ad una riduzione di lavoro. Una sola gamba, una sola calzetta. Le calzette? Non è per questo? Non è perché oggi non abbiamo consegnato il nostro paio settimanale? Signori, ho il piacere, l'onore, di comunicare, di significare loro che Sua Maestà l'Imperatore ha fatto ancora una grazia. Di non lavorare più a maglia, è questo? Ma come? Non capiscono? Veramente no. È la libertà per loro due. La libertà, signori. E per un terzo che fra poco abbracceranno. Ma come, non dicono niente? La prego di comunicare all'imperatore la nostra gratitudine. Ma noi siamo qui da 8 anni. E da 8 anni non abbiamo notizie da quelli che amiamo. È come tornare da un altro mondo. Abbiamo paura di quel che troveremo. Io credo che le loro famiglie stiano bene. Ho qui una lettera per il signor Maroncelli. Purtroppo non ho niente per lei. Tra poco manderò il terzo detenuto che è stato graziato. E adesso vadano. Pellico Silvio. Maroncelli Piero. Tonelli Andrea. Non abbiamo disponibili abiti civili, ma non vi formalizzerete, credo. Stanotte sono riuscito a dormire qualche ora. Faccio fatica a respirare. Il medico ha detto che fra una settimana potrò ripartire. Mi ha mentito. Ho qualcosa che non devo sapere. No, sei soltanto molto debole. Le cattive notizie vengono da un'altra parte. Non cattive in sé, ma potrebbero danneggiarci. Non capisco. Hai cominciato, digli tutto ormai. Sì, forse è meglio che tu lo sappia da noi. Ma cos'è successo? Parigi si è rivoltata contro i Borboni. 3 giorni di scontri sanguinosi per le strade. Alla fine l'opposizione l'ha spuntata. È una mezza rivoluzione. Tu capisci che cosa può significare questo per noi? E se l'imperatore con quest'aria che tira cambia idea, è capace di rimandarci allo Spielberg? No. Questo no. Però hai ragione. Potrebbero nascere moti popolari anche in Italia. E qualcuno qui a Vienna potrebbe ricordarsi che eravamo pericolosi e suggerire all'imperatore di non farci rimpatriare. E magari ci deportano in qualche angolo dell'impero, il più possibile lontano dall'Italia. È colpa mia se non abbiamo ancora passato il confine. Herr Pellico, come va? Signor von Noe, volevo dirle che mi sento bene. Possiamo anche partire oggi. Non occorre. Non è possibile. L'aiutante di campo di Sua Maestà mi ha fatto sapere che loro signori devono rimanere a Vienna fino a nuovo ordine. Ma non si allarmino.
Secondo me si tratta solo di una questione di pochissimi giorni. Nel frattempo possiamo approfittare per visitare Vienna, che è una bellissima città. E domani possiamo vedere la cattedrale di Santo Stefano, la Schwedenbrück, dopodomani il Belvedere, la Neue Burg. Übermorgen gibt es Besuchtag in Schönbrunn. Ah, Stoltenberg ha ragione. Dopodomani è giorno di visita a Schönbrunn. Possiamo vedere il Parco Imperiale. Ich befürchte, dass es zu früh für Herrn Pellico ist. Aber er sagt doch, dass er sich wohlfühlt. Nach seinem Gesicht scheint es mir nicht. Mio amico Stoltenberg si preoccupa della sua salute. Sicuro di sentirsi bene? Ma sì, gliel'ho detto. Me l'ha detto? Ma quando ancora non sapeva che non si può partire subito. E c'è anche un italiano tra i costruttori di Schönbrunn, Niccolò Pacassi, ai tempi dell'imperatrice Maria Teresa. Ma loro non mi ascoltano, non sono contenti. 8 anni di Spielberg. Ma tutto questo è molto bello e loro sono liberi adesso. Liberi di guardare, di ammirare, di respirare aria pura. Ma non di partire. Loro pensano sempre a questo. Ma ho già detto di non preoccuparsi. È molto gentile da parte sua volerci consolare. Ma lei sa certamente perché il nostro viaggio è stato interrotto. E anche noi l'abbiamo capito. Certo, io so. Ma so anche perché partiremo presto. Adesso la situazione politica è già più chiara in Francia. In Francia non c'è più pericolo di repubblica. Anche se il nuovo re è figlio di un aristocratico rinnegato, si è già visto che non somiglia a suo padre. Coraggio, signori! Bruck, Feldkirchen, Udine, Pordenone, Conegliano, Vicenza, Verona. Forse fra un mese siamo a Mantova. Prego, signori. Cosa succede? Di qua, prego, prego. Non si muovano, silenzio. Ma chi è? Silenzio. Non è bene, non è molto bene che Sua Maestà veda loro. Già, non era bene che Sua Maestà vedesse come ci ha ridotto lo Spielberg. Questo incontro poteva rattristarlo, eh? Signori, dobbiamo separarci qui. Il mio collega italiano accompagnerà il signor Tonelli a Brescia subito. Signor Maroncelli viene con me. Partiremo appena avranno cambiato i cavalli. Signor Pellico, Stoltenberg resterà con lei finché verrà da Milano un attuario a prenderla che l'accompagnerà alla frontiera. Questo è tutto. Signor Tonelli, non ho avuto animo di dirglielo, ma per lui il ritorno non sarà felice. Sua madre è morta. Stoltenberger, kommen Sie mit. Jawohl. È un bravo uomo. Ha voluto lasciarci soli. Abbiamo poco tempo, Piero. Che cosa farai? Andrò da mio fratello. Poi non so. Può
Potresti venire a Torino? No, Silvio. Non ritornerò né in Romagna né in Piemonte. Voglio andarmene lontano. E dove? A Parigi, a Londra. Forse a Nuova York. E come vivrai? Hai bisogno di qualcuno che si occupi di te? Ho bisogno di sentirmi in mezzo a gente libera. Nient'altro. Insegnerò musica. Scriverò articoli. Qualcosa farò. E tu? Io? Niente. Non riesco ad immaginare come sarà la mia vita. Non desideri nulla. Ah, sì. Il silenzio. Allora, vedo bene che mi riconosce, signor Pellico. Io sono contento di vederla, sa? Forse per lei sarà una brutta sorpresa, ma... No, perché? Se al mio posto c'era uno che non conosceva, forse si sentiva già più libero. Dico bene? È vero che ormai è questione di ore. Delle volte però sono le ultime quelle più difficili, eh? Anche le prime. Appunto. E io le rammento proprio quelle, vero? Non voglio fare il martire, signor Cardani, ma creda, non c'è stato niente di facile. Me lo figuro benissimo, cosa vuole? I tedeschi sono fatti a modo loro, ordinati, precisi, fin troppo. Se devono mettere a posto una cosa, si può stare sicuri che meglio di loro non la fa nessuno. Squadrano tutto, che è una meraviglia. Peccato che gli uomini non sono mica quadrati, le pare. E allora, sa, finisce che gli resta fuori qualche cosa, una testa, una gamba, e così. Mi perdoni, abbiamo saputo del signor Maroncelli, ma io non volevo mica dire questo. Lo sa che a Milano dicevano tutti che lei era morto? Sì, avevano stampato anche una poesia per lei. Ehi fu... No, questa è un'altra. Ah. Ancora s'attende il canto che piacque a Italia tanto, ma Silvio non è più. Forse è vero. Capisco. Capisco cosa vuol dire, ma... Vede, non è mica facile per nessuno. C'è chi sta più largo e c'è chi sta più stretto, ma... Siamo tutti nella stessa barca, impiegati, prigionieri, sudditi, tutti quanti. Si sbaglia anche a respirare. Perché ride? Riconosco il suo metodo, signor Cardani. Il mio metodo come? Lei pensa che io stia cercando di farle dire qualche cosa? Oh, signor, ma no, si sbaglia. Le assicuro che queste volte è assolutamente fuori strada. Così, parlavo tanto per parlare. Tanto cosa crede? A Boffalora ci salutiamo e non ci vedremo più. Lei deve considerarmi come un compagno di viaggio. Permette? Il consigliere Salvotti. Ecco uno che sta facendo una bella carriera. Conosce? Dico così per ridere. So bene che non lo potrà dimenticare tanto facilmente. E neanch'io, sa? Sa che voleva farmi perdere l'impiego? Sono rimasto in piedi, ma mi sono passati tutti davanti. Neanche una promozione in 10 anni. E sa perché? Istruttoria insufficiente nei riguardi del signor Silvio Pellico. Tendenziosamente diretta a proscioglierlo. Mi spiace. Si figuri a me. Sarà anche stato più bravo di me. Io sono stato ingiusto. Ma 10 anni fa qualche benedizione gliel'ho mandata, sa? Ma come dicevo, il signor Pellico non mi doveva fare questo scherzo. O confessava a me che era carbonaro, o teneva duro e non lo confessava neanche a Venezia. Eh? Il signor Salvotti ha un metodo molto diverso dal suo. Sì, come dico, sarà più bravo di me, ma non dico di no, ma è anche più tedesco. Ha meno riguardi, meno scrupoli.
Io non posso accusarlo di essersi comportato slealmente con me, anzi. Dico, sono mica io che devo stare attento come parlo con lei adesso. Ma no, che cosa dici? Non vorrà mica sgridarmi adesso. Due vecchi amici come noi che si incontrano dopo 10 anni, non è mica bello che si mettono subito a questionare. Sa bene che scherzavo, ma lei è un poeta tragico e gli scherzi non li gradisce. Io poi sarò magari un po' pesantotto, così alla buona, alla milanese. Mi perdona? Non vuol neanche sapere notizie del conte Porro? Che cosa gli è successo? A lui niente, a me. Perché questa è un'altra faccenda che non è piaciuta al suo amico Salvotti. Mi sono lasciato scappare il conte Porro. È inutile, si sbaglia sempre. Quando lei era a Venezia, volevano per forza che io trovassi delle prove anche contro il conte Porro. Allora io gli ho fatto perquisire la casa. Porro non c'era, ma appena l'ha saputo, ha tagliato la corda. In Svizzera, con altri 2 carbonari. Allora, adesso è in Svizzera? No, sappiamo con certezza che lui è a Londra. Se va avanti così, ci saranno più italiani a Londra che a Milano. Cos'è? Sta pensando di ristabilire i contatti? No, stavolta scherzavo io. Vede però che non rinuncio a fare il poliziotto. Il vizio ce l'ho. Sì. Ma io non ho nessuna intenzione di aiutarla a far carriera. Ah, ecco il confine. Stiamo arrivando, signor Pellico. Questo è il suo salvacondotto. Adesso lei è più libero di noi. Addio. Pellico. Un minuto, uno. Ditegli che lo ricevo subito, ma... È molto che aspetta. Va bene, io lo ricevo, però ho soltanto un minuto per lui. Venga avanti, signor Pellico. Si accomodi. Dunque, capitolo primo. Il venerdì 13 ottobre 1820 io fui arrestato a Milano e condotto a Santa Margherita. Erano le 3 pomeridiane. Mi si fece un lungo interrogatorio per tutto quel giorno e per altri ancora, ma di ciò non dirò niente e non parlerò di politica finché non verranno tempi migliori. Ecco, questo va cambiato. Tempi migliori? No. Il resto per me può andare. Mi scusi, signor Guardasigilli, ma non sono sicuro di aver capito bene. Lei vuol dire che posso far stampare il mio libro?
Certamente. Ma la censura... No, questo è superato. Sua maestà ha voluto che me ne occupassi io e mi ha suggerito di farlo con benevolenza. Io l'ho fatto e autorizzo la stampa. Ciò non toglie che questo libro le darà molti fastidi. In che senso? Non da parte del governo. Mi stia bene, signor Pellico. Non diciamo niente. Hai ragione. È inutile dire che sono passati 10 anni. Quanto ci troviamo cambiati o quanto siamo rimasti gli stessi. Quello che non vogliamo ricordare e quello che non possiamo dimenticare. Ho letto il tuo libro e ho l'impressione di aver già parlato con te di questi 10 anni. Ma tu nel tuo libro non hai parlato di me. Una volta? Senza nominarmi. Il mattino partimmo da Udine e albeggiava appena. Vedemmo una carrozza venirci dietro per 2 o 3 miglia. In essa qualcuno faceva sventolare un fazzoletto. Chi sarà stato? Noi due lo sappiamo. Dovrebbe bastarmi, eppure... Perché mi spiace che a quel punto tu non abbia scritto... Gegia. Lo sai che non può essere vanità. E io mi sono domandata se il tuo poteva essere... Pudore? Sì. E mi avrebbe lusingato. Ma tu, Silvio... hai dedicato molte pagine a quella piccola veneziana dei piombi. Silvio mio, come sono felice di riabbracciarti. Non mi pare vero. Non sei molto cambiata. Carlotta, digli piuttosto dei tuoi progetti. Ah sì, giusto. Faremo grandi cose assieme. Tu devi scrivere ancora per me. Carlotta, sei sempre il solito uragano. Ma dobbiamo rinnovarli i trionfi della Francesca. Ho scritto qualcosa che forse può interessarti. Te la farò leggere. E adesso scusatemi, ma devo andare. Ma scherzi! La festa comincia fra un'ora. Verrà mezza Torino, tutta gente che sarà felice di conoscerti. No, Carlotta, sono venuta apposta in anticipo. Non ho voglia di fare nuove conoscenze. Poi la salute non mi permette di far tardi, non sono più abituato. Ma è assurdo! Broferio, diglielo tu. Ah, l'avvocato Broferio, giornalista, critico teatrale, drammaturgo... E reduce dalle patrie galere. Solita accusa, congiura società segrete. Non posso competere con un reduce dallo Spielberg. La mia parte è appena incominciata. Intanto il re mi ha messo dentro, il re mi ha tirato fuori e mi sono sempre Broferio. Il più resta da fare, Pavera Pellico. Ah, sì. La strada più lunga è sempre quella che dobbiamo percorrere, che non conosciamo. Ma noi liberali non abbiamo dubbi. L'avvenire è nostro. È una guerra che dobbiamo vincere. Non è d'accordo? È la parola guerra che non mi piace. Perché? Cosa vuol fare? Un armistizio con i suoi oppressori. Un vero patriota non ha il diritto di fermarsi, di cedere. Un momento. Niente lezione di patriottismo, signor Broferio. Sappia che trovo insopportabile la pretesa di tutti i fanatici di immischiarmi nelle loro battaglie politiche. Lei mi dà del fanatico. E lei mi dà del rinnegato. Io amo la patria quanto lei. Fino ad un mese fa ero un vigilato speciale. Non potevo fare un passo senza trovarmi un poliziotto alle calcagna. D'accordo. E adesso? Per evitare quel controllo umiliante ho dovuto dare la mia parola. Abbiamo un concetto dell'onore molto diverso. La parola data al nemico non conta. È un concetto troppo audace per me. Abbia pazienza. Ma se che la fama ha quello che le permettono le autorità, fa il loro gioco. Cosa le resta? Scrivere. Scusi, sa, io ho letto le mie prigioni. Mi spiace, ma devo dirle con franchezza che non mi sembra il libro di un combattente. Me la smetta, Broferio. Silvio ha scritto un libro sincero, umano, e il pubblico lo sente.
Tanto è vero che dopo 15 giorni che è uscito non si trova più una copia in tutta Torino. Ehi, Lucardo, accontenta tutti. Non mi sembra. Comunque questa polemica è inutile, signor Broferio. Non volevo offenderla. Non si preoccupi. Ero già disposto ad affrontare giudizi come il suo, altrimenti non avrei pubblicato quel libro. Ma come ti è venuto in mente di fargli il processo? A un amico in casa mia. Un processo? Anzi, io volevo stimolarlo, svegliarlo. Contaccia ha sofferto per qualcosa o no? È inutile. Quando uno ti è antipatico... No, ti sbagli. Non immagini come desideravo conoscere il poeta della Francesca da Rimini. E non mi è antipatico nemmeno adesso, sai. Certo, dopo aver letto quel libricino melenso, pieno di prediche e di preghiere, ho capito che era cambiato. Ma non gliene faccio una colpa. Quando il corpo è mortificato, lo spirito non ce la fa a sostenerlo. Non devi angustiarti per me. Ci sono abituato. Fanno finta di non riconoscermi. Voltano la testa dall'altra parte per non salutarmi. Mi sembra di avere il colera. Ma ti assicuro, non me ne importa. Non è una buona ragione per sfuggire ai vecchi amici. Ma ci rivedremo ancora. A teatro, forse. Soltanto? Gegia, avevo l'impressione che ci fossimo già parlati, spiegati. Spiegati? Quando? Una notte a Udine, prima che mi portassero allo Spielberg. Quella tua apparizione la ricordo come se l'avessi sognata. Cosa mi avevi detto? Di dimenticarmi. E io ti ho risposto che non era possibile. Non ho voluto che fosse un addio. Ti ho detto arrivederci. È vero. Io non sono cambiata. E io non rinnego niente. Ma oramai la mia strada è altrove. Ho capito. Ti ringrazio. Ehi, Lucardo, accontenta tutti. Certi liberali, nel racconto delle sue sofferenze, hanno voluto vedere un'accusa contro l'Austria e hanno applaudito. I reazionari hanno visto nel suo silenzio su ogni questione politica e patriottica il pentimento del Carbonaro. Aspettavamo la parola di un maestro e lui viene a predicarci. I frasi, i baciapiri, i vecchi aristocratici, i cattolici di ogni risma hanno visto la pecorella che torna all'ovile e hanno applaudito. La prego di riferire a Sua Maestà che il governo austriaco è indignato. E poiché la censura piemontese è stata troppo indulgente e Roma non ha voluto mettere all'indice il libro del signor Pellico, la informo che noi computeremo... ...ha dimostrato che sono tutte invenzioni. Io stesso, quando sono andato a Venezia, ho cercato i famosi piombi. Niente, non esistono più da 100 anni. A Vienna mi sono informato sullo Spielberg. Tutte frottole. Del resto, non è la prima mistificazione del Pellico. Anche la cosa scrive il conte Monaldo Leopardi. Il libro di Pellico è pericolosissimo, proprio perché non attacca con franchezza l'ordine e la religione, ma al contrario si camuffa subdolamente da opera devota e spirituale per confondere gli animi.
il suo autore va smascherato perché è un finto cattolico, un autentico massone e un minimo papa carbonara. Meglio per te se smetti di scrivere e se ti azzardi a far rappresentare le tue tragedie, noi le faremo cadere a forza di fischi. Sei un codardo, un rinnegato, un nemico della libertà, un bigotto. Mi ha dolore che i patrioti mi rinneghino, ma la mia coscienza è tranquilla. Io ho scritto un libro senza accuse e senza giudizi. E se non mi rimanesse un ultimo scrupolo, sarei abbastanza sereno. Però temi che la voce dei fatti sia più forte della tua, è questo? Sì. Forse lei ha capito. Ho capito che sei confuso. Sei orgoglioso di avere perdonato a tutti. Però hai raccontato che Robuni è morto di fame. Hai scritto che le autorità erano comprensive, ma i fatti, tra le righe, gridano ingiustizia, sopraffazione, astuzia politica, crudeltà, dolore. Hanno detto tante cose sul mio libro. D'altra parte, quando lei mi esortava a scrivere, mi ha detto di raccontare semplicemente i fatti. Appunto. E di che cosa ti preoccupi? Qual è il tuo scrupolo? Io sono cattolico e l'Austria è una monarchia cattolica. E con questo? È un tempo di grandi sconvolgimenti, tutto cambia e non si sa quello che può venire. Il vento che soffia sull'Europa non mi pare che porti inni religiosi. Forse dobbiamo considerare l'Austria come un baluardo della religione. No. Tutti i potenti si dicono amici della Chiesa, perché pensano che spetti alla Chiesa di mantenere il loro potere. Hanno sempre cercato di comprarci. E noi, qualche volta, abbiamo avuto la tentazione di cedere la primogenitura per un piatto di lenticchie. Ma Roma si libererà dai ricatti del potere temporale. E allora vedremo se i potenti della terra saranno suoi amici, quando non potranno più chiedere contropartite. Lo spero anch'io. Ma intanto troppa gente ha paura e si aggrappa a quel poco che ha, cerca pilastri solidi. Che non possono essere né la corruzione né la viltà. Invidio la sua sicurezza, padre. Forse io ho avuto troppe delusioni, ma so di che cosa siamo capaci tutti. Non disprezzare i tuoi simili, Silvio. Molta gente è ancora oggi disposta a sacrificare serenità, vita, per qualche cosa che vale. E che cosa vale, padre, oltre alla salvezza dell'anima? La giustizia sulla terra. Non dobbiamo mai dimenticare quelli che soffrono per loro. Dobbiamo combattere. Con questo, bada, io non ti chiedo altri eroismi. La tua parte l'hai fatta. Ti chiedo soltanto di non lasciarti tentare dalla sfiducia. Non temere il futuro, Silvio. Chi ama la verità è l'uomo più libero che esista. E perciò può guardare in faccia il domani e cercare di rintracciarvi il segno divino. Quello sconvolgimento che dicevi sarà profondo. Gli uomini credono che avvenga per diminuire i tributi o per scacciare lo straniero o per i parlamenti a suffragio. Ah sì, certo, certo, è vero anche questo. Io però ci vedo qualcosa di più prezioso. Liberare la Chiesa di Cristo dalla servitù temporale. Vedi, oggi la Chiesa ha, come Cristo, 5 piaghe. Una di esse, dolorosissima,
è la tentazione delle cose temporali. Forse il mondo, col suo capovolgimento, costringerà la Chiesa a guarire. Tu comunque non tormentarti. Quello che certe persone pensano del tuo libro non ti riguarda più. Lo giudichino pure rivoluzionario, antirivoluzionario, troppo dimesso, insolente, subdolo. Tu pensa soltanto che il libro è piaciuto proprio alla gente che ha una casa, una famiglia, una vita normale. Gente che ti ha capito, anche se non ha perduto in carcere 10 anni della sua vita. Questo significa che neanche tu li hai perduti. Quando il domestico mi ha annunciato la sua visita, le confesso che sono rimasta sorpresa, perché io la conosco. Silvio mi ha parlato molto di lei. Perciò, francamente, io temo che questo incontro possa turbarlo. Lei comprende che non è proprio come rivedere un vecchio amico. Capisco. Tuttavia posso assicurarla, signora Marchesa, che nonostante tutto il signor Pellico e io abbiamo avuto la possibilità di intenderci e di stimarci. So anche questo, signor consigliere, però le faccio notare che lei lo ha interrogato per un anno e io converso con lui da più di 10. La distinzione è acuta. Tuttavia, se questo non è un congedo, oserei pregarla di lasciare al signor Pellico la decisione. Lei mi fraintende, signor Salvotti. Silvio qui è in casa sua ormai e può ricevere chi vuole. In questo momento è assente, sta facendo un'ispezione ad un mio asilo, ma sono sicura che non tarderà. Lei, se vuole, può attenderlo. Volevo soltanto dire che Silvio in questi ultimi anni si è chiuso sempre più in se stesso. Non frequenta nessuno. Ed è molto indifeso contro le emozioni, soprattutto quelle che gli vengono dal suo passato. Basta una lettera per tenerlo in agitazione per giorni e giorni. Signora Marchesa, ma è proprio lei, signor consigliere? Sì. Sono venuto a trovarla. Naturalmente sta a lei decidere se può concedere un po' di tempo al suo vecchio inquisitore. Perché ne dubita, signor Salvotti? Io no. Vi lascio soli. Così, signor Salvotti, anche lei non ha resistito alla tentazione di visitare l'orso bianco dello Spielberg. Non avrei mai immaginato di poter diventare un'attrazione della città. E a lei non piace questa popolarità, vero? Lei lo sa, il carcere abitua ad una vita più mentale che socievole. Oh, scusi, si accomodi. Scrive molto, vedo. Non di letteratura. Corrispondenza della signora Marchesa è mia. Maroncelli. È in America. È sempre agitato, benché la sua salute non sia migliore della mia. Sa chi mi ha detto che lei era in casa qui della Marchesa? Lady Morgan. Ah, sì. Lady Morgan. Sul lago di Como. Col conte Porro, con Falonieri. Era una donna di spirito, sempre allegra, vivace. Anche lei? Io? Era allegro, brillante, vivace, perché era miscredente. Così dice Lady Morgan. Ah, so. Tutti dicono che sono esausto, mortificato e anche un po' rimbecillito, sì. Per colpa dello Spielberg e della religione. E per colpa dei lavori forzati qui in casa Barolo. Sempre secondo Lady Morgan. Io ho preso l'abitudine di non rispondere.
E non raccoglierò nemmeno l'impertinenza di Lady Morgan. Ma a lei rispondo volentieri. Io sono perfettamente a mio agio in questa casa. Fra l'altro, da quando non ho più i miei parenti, questa è la mia famiglia. Lavori forzati, non direi. Io aiuto la signora Marchesa come posso, nei limiti delle mie forze. Mi occupo dei suoi asili, delle sue opere di beneficenza. E ricevo uno stipendio che non può umiliarmi, perché tutto questo lo faccio con devozione. Sì, con la stima e l'affetto che la signora Marchesa merita. E il suo vero lavoro? Lei è uno scrittore, no? Forse ho scritto anche troppo. Ho tentato ancora. Stavo pensando ad un romanzo storico, ma ho rinunciato. Perché? Perché ho riletto I Promessi Sposi. Meglio non scrivere che scrivere libri mediocri. Questa è una scelta. E sono sicuro che sia giusta, perché mi sento in pace con me stesso, con Dio e con gli uomini. Anche se non tutti gli uomini sono in pace con me. Sono lusingato per il suo interessamento, signor Salvotti. Ma lei è venuto qui a trovarmi per sapere tutto questo? Anche. Devo lasciare l'Italia, signor Pellico. Vado a Innsbruck. Sono stato trasferito per uno stupido incidente. Sono venuto a Torino. A salutare i suoi amici? Non ne ho. Potrei dire che qui a Torino il solo amico che ho è lei. Ma non è così. Noi non siamo amici, vero? Gli avversari sono utili gli uni agli altri. Nel nostro caso poi c'entra la gratitudine. A Venezia io e Maroncelli le abbiamo dato una magnifica occasione. Già, e l'imperatore apprezzò molto. E prima di lei c'erano anche Foresti, Solere, dopo di lei Confalonieri e molti altri. Ma è stato inutile. Come per quei generali romani della decadenza che non riuscirono ad arrestare la calata dei barbari. Saremmo noi i barbari? No, no. I giovani farneticano di democrazia liberale, di repubblica, manifestano nelle piazze, gridano Costituzione. Loro sono i barbari, stanno distruggendo il mondo senza accorgersene. Questo è pessimismo, signor Salvotti, e potrei dimostrarle che è anticristiano. No, questa non è una questione di fede, questo è un fatto politico. Non me ne intendo. Lo so. Avevamo già stabilito a Venezia che lei è un'anima candida, perciò fa della politica senza accorgersene. Ma non si rende conto anche lei che questi mutamenti sono la fine della nostra civiltà, dell'unico ordine possibile, la Costituzione. Vuol dire che i liberali governeranno insieme ai sovrani, gli stessi liberali che quei sovrani avevano imprigionato. E un giorno i liberali imprigioneranno i re, la Repubblica, democrazia, libertà, caos. Io capisco, cambiare, migliorare, più libertà, più giustizia, è una tentazione diabolica. Io stesso ho sbagliato 20 anni fa. Avevo chiesto delle riforme all'imperatore per gli italiani del Lombardo-Veneto. Voi siete giovane, mi disse. L'uomo, per sua natura, desidera sempre qualcosa di più. Vi chiede una mano? Dategliela, vi prenderà il braccio. Dategli il braccio, vi prenderà tutto il corpo. E io non sono disposto a dargli la testa. E oggi mi sono convinto che questo discorso era saggio e giusto. Bisognava che tutti seguissero l'esempio dell'Austria, non si doveva concedere niente. Ormai è tardi. Il caos è qui. Il caos? No, signor Salvotti. Forse è un crogiolo. Io sento che tutto deve trasformarsi. La logica ha le sue leggi, rigorose. È inutile opporsi. Sono le sue nuove idee? No. Soltanto sensazioni, premonizioni, forse.
Ma perché io devo sempre giustificarmi con lei? Non sono più sotto processo. Lei per me è colpevole più che mai. Noi dovevamo essere dalla stessa parte perché siamo vecchi. Lei invece ha l'ingenuità di parlare come un giovane. Ed è mio avversario più che mai. Posso dirle che si è vendicato bene. Vendicato? Ma che cosa dice? Parli chiaro. Uno di quei giovani liberali, di quei barbari che vincono, si chiama Scipio Salvotti. Mio figlio. Smania per l'indipendenza italiana, si vergogna di me. Mi considera la guzzina dei patrioti dello Spielberg, ha lasciato la mia casa con giura contro l'Austria. È qui a Torino. Gli ho parlato, ma è irremovibile. Pare che per convincere lui io non abbia nessun argomento. È la mia prima sconfitta, signor Pellico. E per questo lei è venuto qui? Già. Si è ricordato di avermi convinto a Venezia. Ma di che cosa mi ha convinto, signor Salvotti? Che la congiura è indegna di un gentiluomo e di un cristiano. E per scuotermi ha evocato immagini tremende, riti crudeli, pugnali insanguinati. Anche se sono chiuso qui dentro e non partecipo, sento che il significato di certe parole sta cambiando. Sono le parole sulle quali noi due, nonostante tutto, ci intendevamo o credevamo di intenderci. Congiura. Che specie di congiura? L'ordine. Ma quale? Io non ho dubbi. I giovani ne hanno. Perché adesso si parla di congiura alla luce del sole. E in tutti gli stati d'Europa, tranne l'Austria, si parla di Costituzione. Gliel'ho detto, è il caos. Ma io non mi confondo, resto al mio posto. E suo figlio si allontanerà sempre più da lei. È scritto che i figli lasceranno i padri. Ah, non continui a rifugiarsi dietro il Vangelo. Accetti le sue responsabilità, signor Pellico. È lei! E lei mi ha portato via mio figlio. Questa è la sua vendetta. A Venezia io ho sondato la sua anima fino in fondo. Però non avevo capito quanto poteva essere pericoloso il suo candore. Fra noi due, il più disarmato ero io. Perché la legge è impotente contro il candore. E così lei ha scritto questo libro. Un libro buono, generoso, spirituale, in buona fede. Ma lei non ha scritto soltanto quello che ha scritto. Durante il viaggio verso lo Spielberg, per esempio, quando passando per la Moravia la gente si affollava intorno alla vostra carrozza e compiangeva i patrioti italiani, io sono convinto che lei intendeva esaltare la bontà, la pietà di quella gente. Ma i nemici dell'Austria hanno preferito capire un'altra cosa, che quelle popolazioni erano solidali con voi perché si sentivano oppresse. E questo libro è stato tradotto in tutte le lingue, in francese, in inglese, in tedesco, in russo, in spagnolo. In questo momento i patrioti italiani e la loro causa sono popolari in tutto il mondo, dalla Russia all'America. Lei non voleva vincere. Ma ha vinto. Il principe di Metternich, che di solito disprezza i suoi avversari, ha ammesso che il suo libro, signor Pellico, ha danneggiato l'Austria più che una battaglia perduta. Lei mi ha sempre sopravvalutato, fin da Venezia. L'indipendenza italiana non ha bisogno di me. Ci sono i giovani adesso. E ai giovani, anche a suo figlio Scipio, ho detto quel poco che potevo dire. Con questo libro. Thank you.